Dottoressa Rossi, allora, soddisfatta di questo successo, perché dobbiamo parlare di un successo, no? Un biscotto per l'Africa. Sì, molto contenta perché tanti bambini hanno partecipato nella seconda edizione per il secondo anno e siamo felicissimi perché prima di aver portato i biscotti hanno fatto anche un pensierino nell'albero del pensierino, dove in ogni foglia c'è un pensierino dedicato ai bambini dell'Africa, per cui è un momento per stare insieme ma anche per conoscere questa realtà africana. Siamo veramente contenti e voglio ringraziare anche il mio sostenitore, nonché anche fintamente cugino, Massimo Rossi, che insieme a lui abbiamo ideato questo evento. Tante forze insomma messe insieme, però ovviamente la causa è assolutamente di quelle giuste. Fa sempre piacere soprattutto vedere loro, i piccoli che si impegnano per altri bambini che sono meno fortunati di loro. Ma guarda, questa è la cosa più bella in assoluto, perché quando puoi dare un contributo a chi ha più bisogno di te, e secondo me è sempre bene partire dai piccoli, e insegnandola ai piccoli si riesce a trasmetterla ai genitori. Come ti chiami? Giovanni. Quanti anni hai? 10. Senti, hai cucinato questi biscotti che vediamo qua? Sì. Di che cosa sono fatti? Sono fatti di pasta frolla, cioccolato e marmellata di pere. Senti, ma hai capito perché oggi hai dovuto cucinare questi biscotti? Sì, perché comprando questo per votare si dona 5 euro e questi 5 euro vanno ai bambini dell'Africa, che li aiutandoli a comprare cibo e giochi e a renderli felici. La prima volta che partecipi a un'iniziativa? Ho partecipato anche l'anno scorso con dei miei amici. Bravissimo, andiamo da lui, che si chiama? Io mi chiamo Giulio Fiorelli. Senti, avviciniamoci alla tua creazione che è un pochino più qua, eccola qua. Ah, quelli là, ah, quelli con i cornflakes. Bene, dici un po' la ricetta, vai. Allora, sono fatti di pasta frolla, cornflakes e un pizzico di Nesquik che mi ha costretto a mia sorella. Ma questa è una ricetta tutta tua. Senti, io so un segreto, che il tuo papà fa un lavoro un po' particolare, vero? Sì, ortodontista. E si sarebbe offerto per questi bambini per andare a curarli, è vero? Sì. Ora il babbo ci picchierà, però insomma ce l'ha detto lui, quindi ci crediamo. Loro due si chiamano Chiara e Chiara e sono due amiche che hanno anche lo stesso nome, e i loro biscotti, come vedete, sono a forma di, vediamo un po'? Orzetto, fungo, cuore. Che biscotti avete fatto? Sempre pasta frolla? Sì, l'abbiamo un po' decorati con molte cose e l'abbiamo, alcuni sono anche intinti nel cioccolato e vi siete divertite. Ecco, ma sapete il ricavato di questa giornata per che cosa è? A chi va? Ai bambini dell'Africa, e a noi ci è molto piaciuto che questa gara venga proprio per i bambini dell'Africa, che sono meno fortunati insomma dei nostri bambini, di voi, no? Alla fine. Sì. Quindi mi ha fatto piacere partecipare e dare una mano a questi bambini che sono così lontani rispetto a noi, no? Sì, ci ha fatto piacere perché così possiamo dare una mano a questi bambini e divertirsi. Sì. Come vi chiamate? Noemi, Sofia. Quanti anni avete? Io 8 e anche io 8. Allora, fatemi vedere un po' questi biscotti, va? Di che cosa sono fatti? Di biscotto. Ci avete messo lo zucchero a velo e le codette colorate, vedo. Sì, sì. Scelte? Noi. Insieme? Sì. Prima volta che partecipate? Sì, sì. Siete divertite? Sì. Sì. Sentite, volete mandare un pensiero a questi bambini a cui andrà il ricavato di questa giornata, questi bambini dell'Africa che sono un po' meno fortunati di voi? Che cosa gli vorresti dire? Magari vi siete impegnate. Tipo che loro sono più coraggiosi di noi perché sopravvivono solo con l'acqua e la luce. Bravissima. Brava, complimenti. Io invece, anch'io che sono molto coraggiosi e vivono senza luce e gli voglio bene. Ed eccoci ai biscotti numero 15, che sono di? Lavinia. Wanda. Lavinia. Allora, che cosa ci avete messo in questi? Come? Io mi chiamo Dimitri. Bene, che cosa ci avete messo in questi biscotti? Farina di mandorle, farina normale, cannella e sopra lo zucchero a velo.
Perché avete scelto questa forma, il cuore, la stella? Perché erano, cioè, sono delle forme che ci piacciono, poi un po' semplici, non troppo sofisticate. Sì. Senti, me lo date un pensiero, una cosa che vorresti dire magari a questi bambini che sono meno fortunati di voi, per dargli un pochino di coraggio, visto che vi siete impegnati per loro oggi? Secondo me bisogna prendere esempio da loro, che gli piace la vita così com'è. Secondo me non si devono preoccupare, perché ci sono tante persone che si occupano per migliorare la loro vita, e quindi speriamo che presto abbiano una vita migliore. Tu gli vuoi dire qualcosa a questi bambini? Semmai noi dovremmo dare qualcosa da mangiare. Bravo, bravo, bravo. E quindi, insomma, questi biscotti serviranno a rendergli la vita un po' migliore. Sì. Chiudiamo con questi biscotti di Francesca, perché abbiamo trovato una frase bellissima. Hai scritto: abbiamo tutti lo stesso cuore. Perché? Perché non so come dirlo. Sei emozionata pensando a questi bambini? Sì. Quindi, insomma, non dovrebbero esserci differenze tra loro e voi? Appunto, sì. Ti sei divertita a partecipare a questo progetto? Sì. Senti, ma li hai cucinati proprio te o ti sei fatta aiutare dalla mamma? No, mi sono un pochino fatta aiutare dalla mamma, perché non è che sono molto brava in pasta con le mani, allora mi posso aiutare. E questo colore rosa però l'hai scelto te? Sì, l'ho scelto io. Complimenti. Grazie.